Non è ancora finita. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino emesso segnala dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. La nostra isola è stata ancora una volta pesantemente colpita dal nubifragio. Una tomba d'acqua si è infatti abbattuta nel pomeriggio nel Catanese, trasformando nuovamente le strade in fiumi come tre giorni fa. Nei territori di Palagonia, Ramacca e Mineo l'acqua è caduta con incredibile violenza. Il terrore si è diffuso tra gli automobilisti quando hanno visto dei detriti staccarsi dalle colline già rese fragili dal nubifragio di giovedì. Hanno chiesto aiuto e quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato quasi 50 centimetri d'acqua. L'ultima precipitazione ha allagato la striscia di detriti e fango sulla strada statale 417 Catania-Gela dal chilometro 35 al chilometro 39 dell'arteria statale che l'ANAS ha chiuso al transito dei mezzi. Sul posto, in territorio di Mineo, sono intervenute le pattuglie della Polstrada di Caltagirone con una squadra di vigile fuoco e i sommozzatori di Catania. E sempre ieri un violento nubifragio si è abbattuto anche a Piazza Armerina, nell'Ennese, con un fiume di acqua, fango, massi e detriti che ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell'abitazione e che sono state salvate da pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione, diverse auto sono state travolte, una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Gli occupanti sono riusciti a mettersi al sicuro. Un fulmine ha provocato un violento incendio in un capannone con fiamme alte oltre 10 metri che hanno distrutto due mezzi. Sul posto sei squadre di vigile del fuoco, decine le frane e gli smottamenti. Oggi scuole chiuse. In provincia di Agrigento un'ora di pioggia ha messo a dura prova Favara. Strade franate, detriti, fango e rifiuti sbarrano le carreggiate, allagamenti nelle scuole e al municipio, via Capitano Callea, zona Itria, via Agrigento le zone più critiche. È stata chiusa al traffico la via Che Guevara. Si dovrebbe andare verso lo stato di calamità naturale per tutti i disagi e danni subiti. Il presidente della regione, Nello Musumeci, che ha definito la situazione drammatica, ieri ha convocato di domenica d'urgenza una riunione con i dirigenti dei dipartimenti interessati. 6 milioni di euro sono stati destinati dalla regione alle zone colpite.